parlare di legalità partendo da loro, dai più giovani, dai ragazzi che si trovano ad un passo dalle nuove scoperte della vita, da un nuovo percorso scolastico, dalle prime scelte e dalla conoscenza di nuove amicizie. Parlare di legalità raccontando storie di chi davvero ha dato la vita nel nome del bene. È la bella iniziativa organizzata con i ragazzi delle medie dell'Istituto Scolastico di Roccanova, alla presenza, tra gli altri, della dirigente scolastica Giordano, del parroco Don Domenico, del sindaco Giulio Emanuele, della professoressa Tania Pisani, del capitano dei carabinieri Davide Palmigiani. Ma soprattutto di due persone che in maniera diversa rappresentano esempi del dovere che diventa sacrificio. Tania Pisani Pezzuto, vedova del carabiniere Claudio Pezzuto, medaglia d'oro al valore militare, che 22 anni fa, assieme al collega 23enne Fortunato Arena, fu ucciso in Campania mentre prestava servizio e che, dopo essere stato ferito, fece scudo con il suo corpo per evitare che fossero colpiti a loro volta alcuni ragazzi che si trovavano in quella piazza. Il brigadiere capo Nicola Latronico, che ha perso l'integrità fisica dopo una serie di interventi in prima linea nel corso di due distinti incendi in abitazioni, uno a Praia a Mare negli anni 90 e l'altro a Terranova di Pollino, dove, durante il suo intervento per scongiurare che ci fosse qualcuno nella casa che andava in fiamme, subì un brutto infortunio al braccio che lo costrinse ad abbandonare il servizio. Una testimonianza, quella loro e di tutti i presenti, che va nella direzione di chi ha deciso di schierarsi dalla parte del bene e lo testimonia per diffonderne il messaggio. Ho visto l'attenzione dei ragazzi partecipi e curiosi di sapere, perché questa età fa parte anche un po' di curiosità. Per me è stato importante perché il plesso dove lavora mia cugina, ma anche perché per svegliare gli animi ed è un monito per le nuove generazioni. Quindi siamo partiti dalla scuola di Roccanova. Speriamo in seguito di andare nelle altre scuole a portare le nostre testimonianze. Tra l'altro il tuo intervento è cominciato con il ricordo di un evento a cui hai partecipato pochissimi giorni fa a Latina per la giornata di Libera contro le mafie. Che emozioni hai vissuto? Ha un'emozione fortissima. A parte prima l'abbraccio del Papa, che ha ricevuto le 700 persone vittime innocenti di mafia, e poi a Latina il grande corteo che ci ha portato fino in piazza ad ascoltare i 900 nomi degli uomini che hanno sacrificato le proprie vite per il bene comune. La mafia, l'insegnamento più grande di oggi è che la mafia, tutte le mafie si combattono nella quotidianità, quindi partendo anche dai banchi di scuola. Soprattutto tra i banchi di scuola, perché sono le basi che noi dobbiamo aiutare a crescere. E come ha detto Don Ciotti, andate e portate la parola che ha dato il Papa. Perché finché c'è mafia non ci sarà futuro. Io penso che sia una cosa molto importante far capire ai ragazzi prima di tutto chi sono le forze dell'ordine, in primis i carabinieri, perché io ho avuto l'onore e l'orgoglio di farne parte e ancora mi sento sempre uno di loro, per far capire che non stanno là pronti a divertirsi, a fare verbali, a far piangere la gente, ma sono sempre lì pronti a far rispettare le regole con coscienza e scienza, e soprattutto c'è sempre uno che da un momento all'altro può perdere la vita, come è successo a Claudio, l'integrità fisica come a me, pronto ad aiutare il prossimo. Ecco, questo il nostro messaggio ai ragazzi, è quello di vedere in modo diverso da come lo vedono tanti e tanti il ruolo dell'arma dei carabinieri e delle forze dell'ordine. Avete cominciato qui dall'Istituto di Roccanova, però io so che in programma ci può essere una sorta di tour nelle scuole proprio per parlare di queste tematiche. Certo, noi diciamo le vittime del dovere, che siano poi deceduti o feriti come a me vivendi, siamo un bel po' di persone in Italia. In tutta Italia c'è questo modo di agire delle vittime del dovere, di andare a portare il nostro messaggio, le nostre storie, interagire con l'arma territoriale e soprattutto con i ragazzi delle scuole. Oggi abbiamo iniziato qui a Roccanova un discorso, interventi interrotti un anno fa,
In altre scuole diciamo al confine calabrese, Vigianello, Castellucci Inferiore, Francavilla, spero prossimamente di avere il piacere di portare la nostra testimonianza con quella di Claudio nelle scuole di centri grossi dove purtroppo le droghe sono a portata di mano e dove le problematiche possono investire i giovani sono sempre là in agguato.